insieme al loro insegnante che per tutto l'anno li ha seguiti e li ha quindi preparati per questo saggio finale. Ad ognuno dei partecipanti qui presenti viene consegnata la medaglia, ricordo, a conclusione dell'anno 1985-86, che ha visto i ragazzi, i bambini delle elementari, dalla prima alla quinta, impegnati per i loro giochi che abbiamo battezzato giochi della gioventù. Elena,
Giorgio, Gianluca e il mio aiutante. Ecco, io pregherei i ragazzi che rimanessero ancora un attimo lì in fila, tutti in fila, perché è giusto che ognuno abbia ricevuto la propria medaglia, ma è anche giusto che un premio, diciamo subito, contrariamente agli altri anni, quest'anno la finale è stata un po' più corta, perché anche per noi il caso Chernobyl ha in certo qual modo influito in questo senso. Certi giochi dovevano essere preparati sul campo di calcio, ma per la questione delle radiazioni abbiamo deciso di limitare questi giochi al campo di calcio, in quanto vi era l'erba e quindi vi erano, secondo le disposizioni governative, possibilità di essere inquinati. Allora, poi oltre a questo ha influito anche il tempo, che non è stato molto bello in questo periodo, e quindi Gabriele ha dovuto limitare la preparazione agli esercizi che riguardavano in prevalenza il campo da tennis. Sì, è vero, dobbiamo dire che è stata una bella finale, al di là di quelli che possono essere gli interessi di chi ha organizzato, che questo è comunque un fatto relativo. Intanto io colgo l'occasione per ringraziare chi ha organizzato il Centro Olimpia, ma in particolare due persone in particolare quest'anno, Oriana e Clemes, perché ecco, meritano veramente un grande applauso, perché sono di tutto il gruppo le due persone che più si sono impegnate e quindi che meritano di più questo riconoscimento. Spero che ci rivedremo l'anno prossimo con nuovi giochi e con un nuovo tipo di preparazione, e così mi auguro che Gabriele sia ancora con noi. A conclusione facciamo sentire ancora l'inno nostro del Centro Olimpia. Dimenticavo una cosa molto importante: dopo l'inno c'è il rinfresco, naturalmente, quindi non andate. Su, bambini, cantate! Centro Olimpia. Sì, nel percorso.